schermo intero. Allora, a questo punto, ecco, parliamo del codice della crisi, che novità ci sono state in quest'ultimo anno, quando entrerà in vigore, un po' di considerazioni sul tutto. Allora, il codice della crisi, come sapete, è quel testo unico che raccoglierà la ex legge fallimentare, quindi la disposizione sul fallimento, che diventerà liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, tutto il sovraindebitamento, le misure di allerta e tutta un'altra serie, insomma, di normative che andranno a costituire questo corpo unico. Il codice della crisi abbiamo visto che, come dire, ha delle normative molto composite e ha numerose criticità. E quindi c'è stata anche la sfortuna poi di questa pandemia, e quindi in questo momento, come dire, il discorso è un po' complesso. E quindi va fatto perché in realtà qualcosa è in vigore, qualcosa no, qualcosa è stato rimandato e così via. Quindi è il momento di dare un po' un'occhiata alla situazione. Allora, se guardiamo il codice della crisi, vediamo che l'articolo 389, che è il penultimo di questo corpo, di questo testo unico, disciplina quella che è l'entrata in vigore. E diceva: decorsi 18 mesi entrava in vigore la pubblicazione. Poi diceva anche al comma 2 che tutta una serie di articoli invece entravano in vigore 30 giorni dopo. Quindi ben differenziato. Allora, la Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, quindi 18 mesi erano il 15 agosto 2020 e il 30° giorno, il 16 marzo 2019. Allora, il codice della crisi conteneva anche tutta una serie di articoli che andavano anche al di fuori della legge fallimentare, tutta una serie di articoli, per esempio sul codice civile, la maggior parte dei quali sono già entrati in vigore. Ora lo vedremo perché sono abbastanza importanti. Quindi questa è un po' la situazione dal codice della crisi, dall'articolo 389 entrato in vigore. Allora, che novità ci sono state da allora? Perché non è in vigore, quindi il 15 agosto 2020 l'abbiamo, quindi ci abbiamo già passato da tempo, quindi che cosa è successo? Allora, innanzitutto è arrivata la pandemia, questo ha portato a tutta una serie di riflessioni. Allora, innanzitutto il primo decreto di liquidità cioè dell'8 aprile 2020, quindi abbastanza velocemente, ha provveduto a far slittare al 1 settembre 2021 l'entrata in vigore del codice della crisi, naturalmente sempre lasciando impregiudicato il comma 2, cioè quelli già entrati in vigore, che appunto non è che sono stati prorogati e rimangono in vigore. Allora, il 1 settembre 2021 fu subito salutato in maniera positiva, perché innanzitutto c'era la pandemia, 15 agosto 2020 era veramente impossibile, e poi, come dire, si era scelto casualmente, devo dire, partendo dal 14 di febbraio 2019, un giorno molto molto infelice, perché farlo entrare in vigore per Ferragosto era proprio una data veramente quasi comica, perché infatti quando si parlava la gente ci domandava per Ferragosto, sembrava quasi impossibile, quindi la gente era in tutt'altre faccende affaccendate, quindi pandemia eccetera, l'hanno prorogato non solo di un anno, ma a questo punto, già che c'erano, l'hanno anche scritto al 1 settembre, quindi quando normalmente si riprende un po' le attività, perché insomma cerchiamo un po' di ferie di farle, ecco. Quindi, già prima il decreto cura Italia, il primo in assoluto, aveva rinviato il 15 febbraio 2021 l'entrata in vigore delle misure di allerta, perché allora nel codice della crisi, come dire, la parte più critica che ha fatto subito preoccupare sono queste misure di allerta. Quelle misure, che vi ricordo, prevedono, come dire, una serie di indici e di misure di controllo per far emergere la crisi prima possibile, in modo da poterla, come dire, poi trovare delle soluzioni, perché si era detto che spesso quando si arriva in tribunale a un fallimento con concordato, ormai le aziende sono decotte, ormai il malato è in stato terminale oppure già morto, e quindi prima che si interviene, prima si riesce a, come dire, a salvare qualcosa, a salvare l'azienda, a salvare l'occupazione, a salvare una ricchezza collettiva. Bellissime parole, sicuramente.
Però chiaramente il meccanismo che abbiamo tirato fuori, che è stato ideato, dico sempre, da professori universitari e da giudici, quindi gente che normalmente vive molto lontano dalla realtà, sta sui libri, ma sui libri conoscono po molto poco della realtà, cosa che invece noi tutti i giorni la viviamo e quindi sappiamo che la teoria proprio spesso non si sposa per niente con la pratica. Tutte queste misure, dicevo, teoriche, avevano fatto molto preoccupare perché c'era il rischio dei falsi positivi, cioè che effettivamente se andasse, ci fosse una grossa ingerenza nelle aziende per cui magari c'erano semplicemente delle piccoli segnali di allarme e quindi una crisi magari anche passeggera e quindi un intervento, portare questa azienda a un controllo davanti all'OPRI, questi organismi di composizione e risanamento. A questo punto, più che aiutarli, li faceva andare direttamente in crisi e quindi non avrebbe avuto l'intento e lo scopo per cui era stata scritta. Chiaramente, le misure di allerta presuppongono una situazione generale tranquilla, di normalità. Già, diciamo, prima della pandemia non c'era una situazione normale, con la pandemia la situazione della normalità è veramente, veramente lontana. Quindi, anche perché qui, come dire, quando si parla di normalità non si parla di normalità sanitaria, che si spera in giro di qualche mese possa anche arrivare. Qui si parla di normalità economica, che noi sappiamo benissimo che arriverà dopo. E qualcuno sta dicendo, si sta parlando di 2023, 2024, 2025, quindi per fare entrare un meccanismo del genere bisogna presupporre che ci sia una situazione di normalità, quindi speriamo di ritornarci velocemente, ma tutto fa pensare che ci vorranno del tempo. Quindi già allora subito ci si era accorti che andava rinviata e fu rinviata il 15 febbraio 2021. Poi dopo, con il rinvio di tutto il codice della crisi al 1 settembre, anche questa in qualche modo è superata. Appunto, le motivazioni sono quelle che ho detto prima, l'emergenza sanitaria chiaramente fa venire meno la finalità di tutto il codice della crisi, che era quello di prevenire. Quindi il codice, vedete, della crisi e dell'insolvenza. La crisi è proprio la situazione prima dell'insolvenza, quindi lo scopo proprio di tutto questo intervento era quello di prevenire. E a questo punto chiaramente non era da rinviare ed è stato rinviato. Inoltre, ripeto, in questo momento, hanno scritto il tessuto economico, avrebbe difficoltà a simulare in un periodo come questo una normativa che comporta numerose modifiche al modus operandi. Diciamo che gli operatori in questo momento hanno tutt'altro a cui pensare e non mettersi a studiare 400 pagine di nuova normativa. Anche perché qui, se si vuole la continuità, in questo momento le imprese vanno lasciate in pace ed aiutate in altre maniere, non andare ad inserirsi. Quindi questo l'hanno un po' capito e devo dire, come dire, questa disposizione è anche collegata a altre disposizioni che sono arrivate in periodo di liquidità, come voi sapete, la deroga alla continuità aziendale, quindi per non andare qui a colpire aziende solo, si spera, in momentanea difficoltà, e anche la possibilità di riportare le perdite a esercizi futuri. Quindi è un pacchetto completo. Io faccio parte nella Camera di Commercio di Firenze di un gruppo di lavoro che era stato, sto parlando del passato, è sempre in essere, ma in questo momento è fermo, era stato costituito tra Camera di Commercio e professionisti, prevalentemente commercialisti, per studiare che cosa c'era da fare. La Camera di Commercio si è trovata a gestire una situazione, delle cose di cui non erano per niente a conoscenza, loro non sanno quasi niente, per cui hanno chiesto l'ausilio nostro e quindi ben volentieri abbiamo collaborato. Naturalmente, con l'inizio della pandemia ci siamo accorti che c'era un grosso problema e l'ultima riunione fatta, appunto, ci hanno detto che c'è stata una riunione a Roma e già al Ministero gli stavano assicurando che ci sarà un'ulteriore proroga oltre addirittura il 1 settembre 2021, perché tutti erano concordi che gli strumenti di allerta in questo momento sono veramente un obiettivo molto lontano e remoto. Quindi, come dire, attendiamoci ulteriori differimenti. Inoltre, ecco, il differimento al 1 settembre 2021 è stato fatto anche per un altro motivo, perché nel frattempo, cioè dopo l'uscita del codice della crisi, è uscita
una nuova direttiva dell'Unione Europea che regola alcune cose sulla crisi delle imprese, proprio sulla ristrutturazione preventiva. E quindi, come dire, questo codice della crisi che è già nato e ancora non è entrato in vigore, è già vecchio e quindi ha bisogno già di una manutenzione. Quindi motivo in più per prorogare. Quindi un anno e 15 giorni di proroga e come vi dicevo, molto probabilmente si dà quasi per certo che sicuramente l'allerta, ma probabilmente tutto il codice della crisi sarà ulteriormente rinviato. Ancora c'è tempo, il 1° settembre non è vicino, ma c'è da attendersi che in qualche provvedimento nelle prossime settimane o comunque mesi arriverà. Ecco, la proroga chiaramente è da applaudire, quindi siamo stati tutti contenti e sull'Ocri, per carità, è stata più che opportuna e forse se non entrerà mai in vigore saremo tutti ben contenti. Però, come dire, per altre disposizioni invece si è subito visto che era negativa, per esempio per il sovraindebitamento. Noi abbiamo parlato la volta scorsa, il sovraindebitamento aveva bisogno di una enorme manutenzione e il codice della crisi era proprio, le norme sul sovraindebitamento del codice della crisi erano state proprio fatte, pensate per risolvere tutti i problemi che erano emersi in questi anni di applicazione della legge 3/2012 ed erano veramente tanti, tali da praticamente non far applicare come il legislatore avrebbe voluto questa legge. E quindi, come dire, è subito iniziata qui la riflessione su come fare per, come dire, modificare questa legge 3/2012. L'abbiamo visto un po' la volta scorsa. Il dibattito iniziale era stato: si fa entrare un pezzo del codice della crisi in vigore oppure si va ad emendare la legge vigente, la 3/2012. Ci siamo subito accorti che era praticamente impossibile prendere dei pezzi del codice della crisi all'interno della parte che regola la crisi e l'insolvenza, perché sono, come dire, tutte collegate, è un corpo organico e quindi dopo un po' siamo andati nell'idea di fare degli emendamenti alla legge 3/2012, che sono arrivati a fine dicembre, ne abbiamo parlato la volta scorsa, quindi la problematica lì è stata risolta. Come dicevo, tutta questa proroga però non incide sulle norme che sono già entrate in vigore, che sono diverse, ora ve ne ricordo qualcuna perché, come dire, bisogna sempre tenerlo ben presente. Allora, la norma che rimane in vigore, per esempio, quella più importante è quella dell'articolo 375 che va a modificare il codice civile, che è quella degli assetti organizzativi. Questo mi ricordo se ne parlò già 2 anni fa, quando è entrato in vigore da poco il codice della crisi, o stava entrando in vigore, perché appunto è una norma molto pesante. E quindi ci voglio ritornare un po' oggi, perché questo può portare a delle grosse responsabilità se succede naturalmente qualcosa. Leggiamola, perché è una norma abbastanza semplice, ma di una portata enorme. Allora, l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, quindi tutti. Questo va dalla ditta individuale, da pizzaiolo, va bene, io sempre dal kebabaro, ecco, fino alla più grande società che esiste, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Fermiamoci qui. Allora, se la normativa finisse qui, beh, niente di nuovo, nel senso l'imprenditore ha un obbligo di organizzarsi ai fini contabili, organizzativo, eccetera, che sia chiaramente adeguata alla natura dell'impresa. Chiaramente ha un obbligo di fare un'organizzazione. Fin qui, come dire, già questa disposizione c'era anche prima, non è una novità. Però vediamo, ecco, continuiamo, perché il problema viene dopo. A che deve servire questo? Cioè, c'è un fine in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita dell'autorità aziendale. Quindi, questo qui deve servire per tutto, ma anche perché deve rilevare tempestivamente la crisi e la perdita dell'autorità aziendale. Cioè, questo ci deve dire se noi siamo in crisi e stiamo perdendo la continuità aziendale. Fatto questo, che si deve fare? Ha il dovere di attivarsi senza indugio, cioè senza perdere tempo, poi senza indugio ne potremo parlare, ma insomma, senza perdere tempo, per l'adozione,
l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero dell'attività aziendale. Quindi, l'organizzazione ha lo scopo di rilevare subito la crisi e la perdita dell'attività aziendale e attivarsi con uno degli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per superare la crisi. Quindi, praticamente, vedere il codice della crisi, vedere che cosa il codice della crisi ha previsto per risolvere queste situazioni. Oh, qui c'è da dire alcune cose. Allora, innanzitutto, che questa è una norma terribile, perché se succede qualcosa e non è stato fatto nulla, c'è una responsabilità degli imprenditori, quindi gli amministratori potranno avere un'azione di responsabilità quasi automatica, e se è successo, quindi se c'è un fallimento e viene fuori e qui la contabilità, l'attività aziendale l'avevano persa 2 anni fa, la crisi c'era evidente 2 anni fa e non hanno fatto niente, c'è una responsabilità perché sono andato avanti e non hanno fatto nulla. Attenzione, responsabilità dell'imprenditore e anche di chi ha il dovere di vigilare, ovvero sia il collegio sindacale, non il revisore, il collegio sindacale. Quindi questo riguarda in primis tutte le aziende, i nostri clienti e anche noi quando siamo nei collegi sindacali. Guardate che è difficile dimostrare il contrario qui, perché se succede un fallimento e non è stato fatto nulla, come facciamo noi a dimostrare che noi abbiamo messo gli strumenti per rilevare tempestivamente la crisi? E per attivarsi, se non l'abbiamo fatto, non risulta nulla, non ci siamo attivati. Qui fa un esempio che faccio anche la volta scorsa, ma che mi viene sempre in mente: come se noi, circolazione stradale, il caso del tamponamento. Noi sappiamo che se allora la legge, il tamponamento dice: allora la circolazione dice dovete mantenere la distanza di sicurezza, dovete tenere un comportamento tale nella guida che dovete attivarsi per frenare, per non tamponare prima. Se lo tamponate, significa che non l'avete fatto. Quindi è una prova diabolica dopo, quasi impossibile dimostrare che io ho fatto quello che mi dice la legge, perché se l'avevo fatto non era arrivata a quella situazione. Quindi attenzione, 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 perché automaticamente se succede qualcosa, l'imprenditore diventa, io dico sempre, un fideiussore automatico e quindi praticamente sarà molto difficile difendersi. Quindi questo è già in vigore addirittura dal 16 marzo 2019, tra poco compie il compleanno, compie 2 anni, manca 2 giorni, oggi è il 17, quindi ben 2 anni. Ma che è successo in questi 2 anni? Io non so voi, ma le aziende non lo stanno recependo. Ma non solamente le piccole aziende dove in qualche modo, vabbè, può essere comprensibile, piccole aziende in cui magari c'è la contabilità è tenuta all'esterno, oppure ci va la ragioniera 2 ore alla settimana, e qui magari sì, possiamo dirglielo, ma anche l'azienda di una certa dimensione. Io ho esperienze di aziende molto grandi anche, dove il problema se lo stanno ponendo minimamente, e quindi non è entrato proprio nella mentalità. Io gli faccio vedere questo, ne parlo, mi guardano gli occhi stranulati, sembra che stia dicendo qualcosa proprio di cui non hanno mai sentito parlare, è molto, veramente molto, molto lentamente. Quindi qui, ogni tanto, se vi capita, ritornateci. Si era detto che è bene avvertirli, quindi magari in una vostra circolare, se non l'avete già fatto, quando scrivete ai vostri clienti, riditeglielo che bisogna fare questo, perché non vorrei che poi alla fine, come dire, se succede qualcosa, poi dicessero, ma il consulente non mi ha detto nulla. Ora, io ritengo che il consulente non abbia comunque responsabilità, nel senso che, come dire, deve informare, però ecco, informare sì, perlomeno il consulente si può dire che abbia informato. Se poi non l'ha fatto il cliente, siamo un po' come il medico che ha prescritto una medicina, ma se poi la medicina il nostro cliente non la prende, come dire, il medico è a posto e sarà un problema per il cliente. Però ecco, noi bisogna avvertirli e non sarebbe male se ci fosse qualche cosa che ci dà la prova e si sono avvertiti. Quindi andiamo avanti, ma ho voluto soffermarmi che questo è un aspetto critico e per certi aspetti molto preoccupante. 2 anni che è entrata in vigore. Ancora non è successo niente, ma ripeto, se non ho notizie, ma ripeto, un fallimento che avvenisse ora e magari viene fuori la continuità aziendale stata persa 2 anni fa, veramente vedo un problema per gli imprenditori, i legali rappresentanti, gli amministratori, eccetera.
Allora, sempre a proposito di organi sociali, allora, qui anche qui è un discorso un po' più complesso. Il 379 obbligava, se vi ricordate, a nominare gli organi di controllo, ovvero sia il collegio sindacale o il revisore, entro il 16 dicembre 2019, 9 mesi dall'entrata in vigore. Questo era un parto, non una gravidanza, 9 mesi, quindi il parto è il 16 dicembre. Poi che succede? Allora, qui praticamente ormai a termine scaduto, quindi questo ormai in Italia ci siamo abituati che le proroghe arrivano il giorno stesso della scadenza, ma saremmo già felici, ma arrivano generalmente addirittura il giorno successivo, qui è arrivato il giorno prima San Silvestro, e il mille proroghe che è un... Il famoso decreto arriva a fine anno, il decreto che proroga un po' di tutto, è arrivata questa proroga e ha spostato l'approvazione, diciamo, all'approvazione, diciamo, la nomina all'approvazione dei bilanci 2019. Qui allora fu spostata giustamente perché il 16 dicembre era una data anche questa un po' strana, nel senso che chi entrava in vigore per pochissimi giorni. Si trovava poi a fare una relazione su un bilancio su un anno nel quale era stato, come dire, nominato solo per pochissimi giorni. Noi sappiamo che tendenzialmente, come dire, l'organo di controllo, la propria relazione la fa bene quando, come dire, ha già fatto il proprio lavoro dal 1 gennaio, dal 1 gennaio al 31 dicembre, fa tutte le verifiche, ha sott'occhio tutta la situazione e quindi il relativo bilancio è molto più facile, come dire, da certificare, da fare la relazione, eccetera. Quindi questa effettivamente era una data un po' strana e quindi il legislatore opportunamente l'ha modificato. Ma non finisce qui praticamente perché poi dopo, anche qui a scadenza ormai trascorsa, è intervenuto un nuovo decreto che è il rilancio, che è la rimandata all'approvazione del bilancio 2021, quindi ne riparleremo nel 2022, quindi non quest'anno, ma l'anno prossimo, all'approvazione del bilancio. Ma anche qui probabilmente dovranno riintervenire perché l'hanno fatto questa nomina. Allora, questa è la legge, praticamente l'ha spostato perché praticamente, come dire, i bilanci di riferimento altrimenti sarebbero stati di esercizi strani, diceva la legge. Quindi. Ma però col perdurare dell'epidemia e con il perdurare della crisi, anche quello che stanno dicendo con questa legge che quindi i bilanci 2020 e 2021 saranno bilanci un po' più normali, chiaramente è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché chiaramente il bilancio 2020 in piena pandemia, il 2021 speriamo in bene, ma ci siamo sempre dentro, per cui sicuramente sono due esercizi non normali. E quindi probabilmente sarebbe giusto, che lo so, 2022-2023 con nomina del 2024, perché vi ricordo che le soglie, cioè avevano abbassato notevolmente le soglie è cambiata anche la regola, è prevista dal codice civile perché il superamento, era necessario il superamento per 2 esercizi consecutivi di almeno uno dei tre requisiti, che era, vi ricordo, ma anche questo era stato aumentato, quindi qui c'è veramente un grande successo, un po' di tutto. Totale attivo patrimoniale 4 milioni di euro, che non è difficilissimo superarlo, basti pensare che i crediti commerciali non si stanno incassando, un po' di magazzino, un po' di immobilizzazione è molto facile superarlo, ricavi 4 milioni e numero di dipendenti 20 unità. Basta superare una di queste e scatta l'obbligo. Problematica poi è sorta, ma chi aveva già nominato, cioè al 16 di settembre o entro quello prorogato praticamente del bilancio 2019, che cosa può fare? Bene. Vi è la possibilità di revocarlo o no? Perché effettivamente quelli che sono stati celeri, rispettosi della norma, si sono trovati in questo problema. Io che dire, io tendenzialmente ho consigliato di aspettare.
Perché in Italia purtroppo essere veloci e celeri, purtroppo non abbiamo un legislatore che è altrettanto serio e rispettoso, per cui chi si comporta bene non è premiato. Comunque, chi l'aveva nominato, che cosa poteva fare? La possiamo revocare, perché poi avere un revisore, un collegio sindacale, significa sicuramente un costo in più. E significa anche, come dire, adempimenti, come dire, perdita di tempo per l'imprenditore, poi magari sappiamo benissimo che un collegio sindacale dà un qualcosa in più a un'azienda, ma sicuramente dal punto di vista dell'imprenditore, se ne facesse a meno, sarebbe più contento. E quindi c'è stata questa discussione. Qui, allora, siamo arrivati a conclusioni diverse nel caso in cui sia stato nominato il revisore oppure l'organo di controllo, il sindaco unico e il collegio sindacale. Perché? Perché? Perché praticamente la legge, che qui a questo punto non è il codice civile, ma il decreto ministeriale che regola quella appunto la revisione legale, prevede che costituisce una giusta causa la di revoca sopravvenuta in sussistenza dell'obbligo di revisione legale, per l'intervenuta carenza dei requisiti di legge. È proprio quindi il caso previsto. Va bene. Qui faccio un passo indietro. L'organo di controllo, salvo giusta causa, ma poi praticamente si sa bene quale sia, non può essere revocato. A garanzia dell'indipendenza dell'organo di controllo, non è che l'imprenditore l'ha nominato può revocare così, semplicemente, ma ci deve essere una giusta causa, addirittura in certi casi interviene il tribunale praticamente, proprio per garantire che l'organo di controllo, una volta nominato, non può subire interferenze dall'organo amministrativo, no? Non gli può dire no, se te mi devi dare la relazione positiva, altrimenti ti revoco, perché rimane in carica comunque. Però nel caso del revisore legale è espressamente previsto e quindi è possibile farlo, perché appunto viene meno la legge e quindi non c'è più l'obbligo legale. Tra l'altro si risolverebbe, chi procedeva subito, risolverebbe anche il problema del cooling off, cioè di 2 anni per essere rinominato bisogna stare 2 anni fermi, quindi raffreddarsi, cooling off. Per cui chi lo fa subito, praticamente lo stesso soggetto può essere rinominato dopo quando scatta l'obbligo. Invece è un po' differente per il caso del collegio sindacale o sindaco unico, è la stessa cosa. Perché qui praticamente se si guarda la legge, il codice civile, non è né una causa di decadenza, perché povero sindaco è stato nominato, lui non ha causa di decadenza, perché non si rientra in quelle case previste, né una giusta causa, perché effettivamente qui ci si ferma qui, mentre prima si diceva perché mancano i requisiti previsti dalla legge, qui ci si ferma qui, la giusta causa, ripeto, è qualcosa di molto particolare, ci vuole l'assemblea, addirittura bisogna andare poi in tribunale perché il tribunale sorveglia che effettivamente ci sia questa giusta causa. Quindi i sindaci non hanno fatto niente, non c'è nessun inadempimento, perché la giusta causa è perché il sindaco non sta facendo quello che deve fare. Per esempio, se i sindaci non si presentassero mai, quindi sono assenti, non rispondono, questa è una giusta causa, nel senso che l'imprenditore porterà in assemblea, dirà: io ho mandato raccomandate ai nostri revisori, ne ho mandato per 3-4 volte, non si sono mai fatti vivi per 8 mesi, quindi chiedo la revoca. A questo punto sarebbe fatta, ma tendenzialmente sono mancanze plateali da parte del revisore, quindi veramente teorico. Quindi questo non è il caso chiaramente di cui stiamo parlando. E quindi nel caso del collegio sindacale è veramente un problema, anche perché, come dire, tra l'altro se ne dimette uno, subentra i supplenti, quindi diventa veramente complicato. Tanto che siamo arrivati alla conclusione che chi l'ha nominato, purtroppo sfortunato lui, se li tiene, dicendogli: ma guardi, caro imprenditore, comunque si cerca di, come dire, lenire un po' la ferita, è comunque una cosa utile, dà un plus all'azienda, si presenta meglio sull'esterno, eccetera, però sono tutti, come dire, palliativi. E qui ci si introduce l'argomento di cui parleremo tra poco. Rimane in vigore anche l'articolo 356, che istituisce già dal 16 marcio 2019 l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di quel codice della crisi di insolvenza, quello che comunemente è chiamato albo curatore,
o albo dei gestori della chiesa, insomma, dell'impresa. Tutti lo chiamano albo curatori, per intendersi in realtà, questa legge non ne dà un'altra definizione. Vi dico subito, ecco, per tranquillizzarvi, perché oggi ho deciso, in accordo con Lea e con Luca, di parlarne, perché molto spesso i colleghi mi fanno domande, appunto, ma a che punto siamo? Sta scadendo qualcosa? Devo fare qualcosa? E quindi ho già fatto varie relazioni in vari convegni su questo, per tranquillizzare i colleghi, perché non va fatto niente in questo momento, perché è in vigore sì, ma non è attuabile, cioè non esiste materialmente. Lo vedremo dopo, diciamo, nell'altra slide, perché comunque non è né non attuabile né applicabile, perché gli effetti ci sarebbero comunque dall'entrata in vigore del codice della crisi. Quindi in questo momento dall'ultimo settembre 2021, ma come ho già detto, molto probabilmente dovremo aspettarsi un ulteriore slittamento. Per cui vi dico già il risultato, quindi potete ascoltare con tutta tranquillità la prossima slide, però è bene ascoltarla, quindi non c'è nessuna scadenza, quindi questo è un qualche cosa che possiamo in questo momento non pensarci. Che cosa è avvenuto? Nel frattempo, altra cosa, c'era il decreto correttivo. Allora, il decreto correttivo, vi ricordo che era un decreto che molto spesso si fa quando ci sono questi testi unici che hanno una lunga vacatio legis, ricordate, entra in vigore 18 mesi dopo. Vacatio legis serve prevalentemente per dare modo agli operatori di assimilarlo e di segnalare eventuali cose, errori o cose da cambiare, diciamo. E quindi tipicamente interviene a distanza di un po' di tempo un decreto correttivo e va a correggere una serie di norme. Questo decreto correttivo era già, come dire, in cantiere da diverso tempo, ha fatto il suo iter abbastanza lento, quindi nessuna novità, perché molti degli aspetti si conoscevano già. Ma la storia con questo decreto legislativo 26 ottobre 1997 è entrata in vigore il decreto correttivo. Vabbè. E quindi a questo punto abbiamo il codice della crisi corretto da questo decreto, pronto per entrare in vigore, ma ancora fermo. Anche qui, nell'attesa dell'entrata in vigore del codice della crisi, è stata fatta entrare in vigore delle norme che invece si è giudicato di far entrare in vigore prima possibile, perché, come dire, stavano creando dei problemi che già nel codice della crisi ci sono, ma questo slittamento, come dire, le faceva sempre più allontanare. E per esempio è stato cambiato l'articolo 180, giudizio di omologazione del concordato preventivo, e il 182 bis, si sta parlando degli accordi di ristrutturazione dei debiti, e ha inserito praticamente nel 180 il tribunale omologa il concordato preventivo, l'accordo, anche in mancanza, questo è molto importante, di voto da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti di gestione di forme di previdenza o assistenza obbligatori, quando l'adesione è determinante ai fini, ecco, qui manca un pezzo, del raggiungimento del voto. Questo perché, allora, come voi avrete visto, qual è il problema dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS? Che molto spesso non rispondono, cioè non concordato, non votano. Noi sappiamo, ad esempio, nel concordato il non rispondere vale come voto contrario. Allora, qui perché non votano? Allora, innanzitutto, qui va fatto un passo indietro. Spesso non votano, a parte per i ritardi, la burocrazia, il ritardo nelle risposte, e questo rientra sarebbe una scusante normale. Spesso non si prendono la responsabilità di prendere una decisione. Perché appunto il funzionario spesso non sa cosa fare, come dire, votare positivamente a un concordato che prevede per esempio una falcidia, hanno paura che questo possa comportare delle responsabilità. Qui è intervenuta una risoluzione, circolari, per cercare di tranquillizzare i funzionari, però molto spesso, come spesso succede anche in altri campi, non sapendo che cosa fare, stanno fermi. Questo chiaramente ha provocato molto spesso, come dire, grossi problemi nei concordati e negli accordi, questo appunto silenzio dell'amministrazione. E quindi a questo punto il legislatore è intervenuto in maniera abbastanza brutale, dicendo che, come dire, in mancanza di voto si considera, non si tiene conto di questo silenzio.
Perché effettivamente, come dire, ritorno qui, mi metto un istante nei panni del funzionario. Effettivamente il problema si pose subito, già anche qualche anno fa, era il caso appunto anche del pagamento in misura non integrale, perché quando c'è il pagamento in misura integrale, a questo punto il creditore privilegiato tipicamente non vota, perché lui non è toccato dal concordato preventivo tipicamente. Vota. Sai chirografare, quindi se l'agenzia di entrata all'INPS si dice bene, allora ti avrai tot in privilegio e una parte degradato in chirografo, quindi vota per quello. Il dibattito si è acceso sulla disponibilità del bene erariale, nel senso che il funzionario qui avrebbe, come dire, rinunciato a un qualcosa che tendenzialmente è indisponibile, perché questo fa parte del patrimonio dello Stato, questo credito, in teoria, e poi in pratica sappiamo come funziona. E quindi effettivamente la problematica c'è. Questo giudizio, ecco, questo intervento sull'articolo 180 e 182 bis è tranciante e quindi è stato, come dire, risolto definitivamente.